Allora, oggi ho voluto fare una cosa diversa dal solito. Generalmente queste mele le pulivo con questo prodotto che è già stato visto sui video. E ho detto, ma dato che poi c'è da dire che quando le secchi sta roba qua diventa un'ostia, allora ho detto voglio fare la prova a tagliare delle fette così a mano, lasciandogli anche la buccia, per vedere se giustamente restringendosi rimane più sostanza, come dire, parole povere, no? Adesso vediamo che cosa succede. Questo qui è un ottimo prodotto perché, come ho sempre detto, la frutta secca poi si mangia volentieri. La mela bisogna stare un po' attenti perché certa gente potrebbe dare, come a me per esempio, mi fa da lassativo, e allora. Però ho pensato di fare questa manovra perché ci rimangono moltissimi spazi vuoti. Allora, con tutti questi tocchetti li infilo, diciamo, nei punti dove, perché adesso al momento si vede così voluminosa, ma quando comincerà a seccarsi praticamente si riduce del anche 60-70%, perciò alla fine una lavata naturalmente al prodotto e poi lo si dà. Così con questo sistema naturalmente i tempi di seccatura saranno maggiori, in effetti arriveranno anche a 18 ore. Tagliate sottili col macchinino sono arrivate a 12. Questo è il suo coperchio, questo ha 5 piani, infatti adesso mi viene un po' così, però come dico alla fine scenderà. E questo qui è valido anche per fare, adesso poi lo farò nel corso dell'estate perché essendoci molta vastità di assortimento anche sul campo delle spezie, tipo carote, peperoncino, quelle cose così, vengono, poi c'è anche le pere, vengono diciamo gestite, e poi faccio un barattolo che ci starà per 400 grammi di roba, ecco, sempre sottili così, sottili, sono abbastanza, poi non tanto sottili, perché queste si riducono più della metà, E dicevo, tornando al discorso della frutta secca, molto importante perché poi d'inverno ci si può fare dei condimenti, oppure per esempio ne abbiamo fatta l'anno scorso una partita con dell'aglio, praticamente ammazzavi quello di là l'indomani, l'indomani lo facevi secco, però ragazzi, degli spaghetti all'aglio e olio, mamma mia, da legarsi i baffi, Ecco, questa è la pera, cioè tagliata un po' alla meglio, cioè non è che uno deve fare un taglio da chirurgo, Ecco, così. E poi ho anche le pesche sono un po' più spognole, ma anche queste sempre lo solito spessore, abbastanza, con la possibilità di incastrare un po' da tutte le parti. Questa macchinina qui è costata 60 euro, tanti usano questo stesso sistema usando il forno, però il forno a mio avviso che cosa fa? Scalda subito troppo in fretta e rischia di forse bruciare qualche cosa, non lo so, almeno penso, non lo so, devo vedere. Comunque, questo qui è un metodo molto più tranquillo. Si seccano con calma, ecco, sputiamo proprio anche i pezzettini, non so se metterci una mela lì in mezzo, una mela piccola, non so se una mela piccola, quando si farà mettere tutto sfuso, adesso c'è una meletta piccola, e l'avevo preso per metterle, ecco questa qua, l'avevo preso per metterle
con lo sbucciatore là, però ho visto che ho voluto provare a fare questa manovra qui, di provare a fare così a pezzi un po' più grossi. Non preoccupatevi, come dicevo, se sembra che non ci stia niente, perché poi riducendosi alla fine, madonna, ma quanti pezzi vuoti, per spezzi, cioè quanti spazi vuoti che si verranno a creare per questa mancanza di acqua, poi che in effetti è forte tutta acqua. Ok ragazzi, io penso che consiglio naturalmente, come sempre, naturalmente pensiamo che ci sarà l'intervento di qualche sapiente. Ultimamente ho dei fans anche negativi, però vi avverto anche che ne ho già inchiodati 2-3, perché mi hanno rotto proprio le cosiddette scatole. E allora, se qualcuno fa il cretino, gli seguo le gambe. Bene, oggi siamo al 7 del 6, 2016, questo è il suo coperchio, siamo così. Adesso fra, non so, 2 ore, 3 ore, questi qui li porto su, faccio intercambiare, perché la parte sotto, essendo più ravvicinata al calorico, che già sta facendo il vapore, si vede, essendo più ravvicinata tende a seccarsi più, perciò nell'arco delle 3, 4, 5 ore bisogna avere la malizia di invertirle. Ok, ciao a tutti, buona giornata.